questo è stato il video del disagio. Ogni volta che c'è mio figlio con me è sempre un disagio. Comunque, io, se lui si vuole far vedere, si vuole far vedere. Carinissime piantine, ragazzi, guardate come sono deliziose nel loro vasetto di canna, di bambù, canne di bambù intrecciate con il fiocchetto. Dalla alla Lidl questo, non l'ho detto? No. Stacca. No, no, vabbè, allora me l'hai detto. Stacca, stacca. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Stamattina sono andata a fare un po' di spese, sono andata a Lidl e poi ho fatto un salto anche da Calliope. Calliope, non lo so se lo conoscete, è un negozio di abbigliamento a prezzi molto convenienti. Allora, iniziamo con il primo pezzo. L'ho preso. È questa camicia polo con i bottoncini, le tasche, manica lunga e ha due spacchetti laterali. Poi la indosso e ve la faccio vedere. Poi ho preso, il prezzo, non vi ho detto quanto costa. Costava 19,99 e c'era il 20% di sconto e ho preso una L. Il materiale sembra molto buono, molto morbido, dovrebbe essere italiano. Ok, sta sotto al pedestro. Camicia blusa nella composizione del tessuto, comunque molto carina, è fatta di pelle di pecora. Poi ho preso questa maglia per mio figlio, anche questa molto carina con i tre bottoncini. Questa veniva 15,99, non era scontata. È molto, molto carina questa. Poi ho preso questa qui con la scritta Vintage Dream Appears Clothing Co. La bandiera americana veniva, questa era 12,99, ma neanche questa era scontata. Questi sono per mio figlio, non lo so se ve l'ho detto prima. Ciao! Poi io ho preso pure questo pantalone stile tuta, ha una tasca dietro e il polsino sotto, in modo che almeno non si alza. E questo veniva 15,99 e neanche questo era scontato. Peccato. Ultime due cose a cui ho lo scontrino. Il pantalone era scontato 15,99, scontato di 3 euro. Buono. Di 3,20 euro. La camicia scontata, ve l'ho detto, del 20%. E poi c'era pure l'altra, quella bianca che vi ho fatto vedere di mio figlio, era pure scontata di 4 euro. Quindi, anzi, ho trovato dei bei sconti. Queste qui sono due magliette semplicissime, venivano in partenza 7,99 ciascuno, una grigia e una di questo bellissimo
bordo. Ma tutte e due insieme sono venute 11 euro e qualcosa. Ok, poi sono andata a Lidl. A Lidl ho preso questo mascara waterproof. Scendi, ok, ora c'entro. Vai. Io non mi trucco, lo sapete, però ogni tanto un po' di mascara lo metto. Lo scovolino è questo. Molto bello. Sembra molto carino. E sembra anche bello nero. Poi ho preso questo eyeliner, si vede Giuseppe? Si vede, però è nella parte alta. Scendo. Ora al centro. Ok, ho preso questo eyeliner che io credevo fosse nero e invece è marrone. Però non fa niente. Ok, lo provo qua perché già l'avevo provato. Sembra molto scrivente. È anche abbastanza scuro. Questi qua sono costati, se lo ritrovo, allora il mascara 2,29, l'eyeliner 2,39. Poi ho trovato questa bellissima teglia con l'apertura cerniera. Ha fatto un bel po' di rumore. Che poi tra l'altro il soffitto diventa proprio il piatto, volendo si può anche usare il piatto della torta, della tortiera, ed è costato stampo rotondo 4,99 e onestamente mi è piaciuto troppo il colore, visto che io ho pure il frullatore in massone di quello stesso colore, quindi immaginate che quanto mi piace. E se ci chiedete il colore, non lo sappiamo, è verde menta, secondo me è turchese. No, è verde menta. Scrivetemi scrivete se è verde menta oppure turchese. Ok, poi ho trovato gli shampoo e i balsamo della Pantene. Questi sono costati, a trovarli, 3,29, indipendentemente se classico o il liscio. Invece l'antiforfora tu fermami tanto per Giuseppe. Già? Vabbè, tanto. Fermami. Pure mi tocca tagliarlo. Sai che... No, non tagliamo. Perché dobbiamo tagliare ancora nel 2021? Allora, invece lo shampoo antiforfora costa 3. È lo stesso prezzo, 3,29. Perché me l'ha messo così? Non lo sappiamo noi. Comunque, 3 in 1, quindi antiforfora, shampoo, balsamo e trattamento. Boh, non l'ho mai provato. No, lo proverò io più che altro. Però quindi ho preso il Beyoncé Kisho. Ma non lo sai leggere con argan nobile, il Mizu con microsfere d'acqua micellare, Mizu, e il Shizen con oligo minerali termali giapponesi. Poi ho preso altre cose che non sono interessanti, birra, è una cosa per una ricetta che arriverà sul canale. Ho preso le carote, i piselli perché devo fare una ricetta, indovinatela nei commenti. E poi ho preso queste deliziosissime. È troppo in alto, mamma.
deliziosissime piantine. Guardate, che si vedeva dall'inizio del video. Sì, e loro lo troveranno sulla copertina. Sulla margine della copertina. Allora, sono delle canne di bambù intrecciate. E questa ha queste due composizioni, con queste micro foglioline e questa foglia lunga e un cuoricino viola. Ovviamente ha il nastrino viola a quadretti, che è proprio un amore, una delizia. Poi c'è quest'altra con quest'altri fiorellini e questa piantina verde. Non so se si vede. Sono tutte vere? Sì, sì, sono vere. Per la festa della mamma queste sono, ragazze. Io le ho prese per me perché mi sono autofesteggiata. Esatto. E l'ultima è questa qui. Vasetto verde, sempre perché a noi piace il verde. Questo delizioso cuoricino shabby chic. E poi sempre due tipi di piantina, questa fogliolina semplice e questa con i fiori. Raga, non mi dite, non mi chiedete che fiori sono, che fiori sono, perché non lo so, non c'era scritto, ho guardato solo, l'ho preso, ho visto i prezzi e mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho preso, quindi non so che fiori siano. Se qualcuno lo sa che fiori sono, fatemelo sapere. E le piantine sono costate 3,99 al pezzo. Io le trovo deliziose, veramente. Spero che mi dureranno un sacco, perché sarebbe un peccato. Quando le vai a annaffiare? Non perde, cioè non si devasta il fiocchetto e tutto. Ma io penso che ci sia il vasetto dentro. Se non c'è il vasetto? Sì, c'è una specie di plastica. Ok. Comunque stanno sporcando da morire perché sono asciutte, quindi dovrebbero essere bagnate. Ma per oggi è tutto. Io non vi ti si vede la faccia. Io vi È troppo in alto. E prima mi si vedeva la faccia? Credo di sì. Come credo di sì? Vabbè, vai, saluta il video. Stai fermo che stai facendo tremare tutto. Non ti si vede la faccia. E mentre stai registrando, vero? Sì. Vabbè, mo mi si vede? Sì. Okay. Basta, stai fermo e non lo toccare. Vai. Questo è stato il video del disagio. Ogni volta che c'è mio figlio con me è sempre un disagio. Comunque, io, se lui si vuol far vedere, ti vuol far vedere. Grazie, grazie. Comunque, io vi saluto. Se questo video disagiato vi è piaciuto, lasciatemi tanti like. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Attivate la campanellina. Attivate la campanellina e lasciatemi qualche commento sotto. Per questo, per oggi è tutto. No, per questo. Per oggi è tutto. E io vi do un bacione, un abbraccio, alla prossima.